Bentrovati all'Ambiente Stadium, amici di Wii Sport. Si gioca nel campionato Under 14, giunto all'ottava giornata. Il fair play Messina di mister Antonio Cucinotta, reduce dalla vittoria per 5-0 contro la Messana, affronta il Città di Taormina di Sergio Ruggeri, che nell'ultimo turno non ha giocato in virtù del rinvio della gara contro l'Aga Messina. Vediamo la formazione del fair play per affrontare questa sfida: Pintaldi, Irrera, Lopresti, Megna, Zampaglione, Pallotta, Mortelliti, Staiti, Palumbo, Guarneri, Catanzaro. Risponde il Città di Taormina con Paiano, Ruggeri, Centorri, Costa, Interdonato, Vescovo, Miduri, Gatto, Arigò, Summa e Lombardo. Fischia il signore Francesco Di Fiore della sezione di Messina. Si parte col film del primo tempo al settimo. Il rinvio di Pintaldi verso Catanzaro, che riesce al volo a stoppare il pallone e a portarsela avanti. Guarneri si libera nello spazio. Catanzaro lo vede, Guarneri davanti al portiere. Guarneri non sbaglia. 1-0 del fair play Messina. Sono passati 7 minuti di gioco. Al decimo risponde Città di Taormina con la giocata di Lombardo, che salta un avversario, va al mancino, viene respinto ancora Lombardo, può scaricare per il compagno, grande anticipo di Mortelliti su Summa. Al tredicesimo ancora Mortelliti protagonista, stavolta in zona offensiva, serve Staiti, palla Guarneri, ancora per Catanzaro, azione bellissima del fair play, il diagonale si spegne sul fondo. Minuto 18, cerca il raddoppio la formazione di mister Cucinotta, Irrera va al cross, stop illegale di Catanzaro e poi colpo di tacco bellissimo per il gol che vale il 2-0. Vediamo qui l'intuizione da parte del calciatore del fair play e arriva il raddoppio all'Ambiente Stadium. Ventesimo, Palumbo scatta a destra, azione personale per lui, ancora Palumbo, entra in area di rigore, mette in mezzo sul secondo palo, conclusione di Catanzaro che calcia alto. Minuto 23, sempre Palumbo, uno contro uno con l'avversario, stavolta ce l'ha sul mancino, non è il piede forte, lo prova lo stesso, in due tempi l'estremo difensore. Al minuto 27 Mortelliti recupera palla, va alla conclusione Mortelliti, per poco non ci scappa il 3-0. Minuto 30, Palumbo, terza azione personale del primo tempo, ancora dalla destra, non lo prende nessuno, resiste alla prima carica, Palumbo uno contro uno col secondo avversario, lo salta, Palumbo ce l'ha sul destro, poi serve Guarneri, Guarneri si gira sul palo giusto, quello che vale il 3-0 del fair play. 32esimo, Irrera ancora per Guarneri in verticale, l'occasione per il poker, Guarneri prova a saltare l'estremo difensore, poi frena, la mette all'indietro, la conclusione di Catanzaro che non trova il bersaglio grosso. 35esimo, ultimo tentativo della frazione di marca ospite, Città di Taormina con Ruggeri che mette su Lombardo, ancora lui tra i migliori dei suoi, impegna il portiere Pintaldi che gli dice di no. Termina così il primo tempo all'Ambiente Stadium, 3-0 tra fair play e Città di Taormina in questa ottava giornata del campionato Under 14. Sulle immagini a cura di Francesco Morando passiamo col film della ripresa. Al 40esimo, calcio di punizione per il Città di Taormina, traversa colpita da Mituri, rischia in questo caso il fair play. 42esimo, provano gli arancioneri a reagire, azione di Palumbo, conclusione in diagonale, sfera che termina sul fondo. 45esimo, tocca a Calabro, Franco e Di Salvo, triplo cambio per mister Antonio Cucinotta. Al 47esimo però il copione sembra non cambiare, perché ancora Guarneri a servire per Catanzaro, pallone allargato a destra, arriva il cross di prima per Di Salvo, il pallone tra le braccia dell'estremo difensore Raffone, che nel frattempo è entrato sul terreno di gioco, staffetta anche per i portieri del fair play, entra gamba d'auro per Pintaldi, poi Fulco vince Ruggeri. 52esimo, palla recuperata da Guarneri, tunnel a Mazzeo e pallone all'incrocio dei pali, bellissimo il gol di Davide Guarneri, 4-0 del fair play. Questa è una perla sia per il dribbling sia per la conclusione. Minuto 54, Di Salvo dopo tanti assist stavolta si mette in proprio, cerca la firma personale, il portiere la sporca in calcio d'angolo. Minuto 56, angolo battuto corto, Catanzaro crossa, la respinta della difesa sui piedi di Calabro che va al primo tentativo, ancora una respinta, colpo di testa di Di Salvo che scheggia la traversa e finisce fuori. Al 60esimo retropassaggio di Arigò, ne approfitta Di Salvo che fa 5-0, arriva il gol di Di Salvo anche meritato, manita da parte del fair play Messina. 62esimo, Guarneri fa tutto da solo partendo alla tre quarti, salta un primo avversario, potrebbe già concludere, invece scarica su Catanzaro che imbuca proprio lì sotto la traversa. 6-0, ancora una chance per il fair play, sempre con gli scambi tra Mortelliti e Catanzaro, il numero 4 arancionero la mette dentro, sembra un gioco da ragazzi per Di Salvo, l'errore stavolta è tragicomico. 68esimo, palla messa dentro dalla destra, il fair play chiude in avanti e trova ancora un gol, quello di Mario Calabro per il 7-0. Al 70esimo, ultima chance del match con Di Salvo che lotta in area di rigore, il portiere esce, ancora Calabro che va al tentativo col destro, Raffone è bravo a metterla in calcio d'angolo, è così che termina il match dell'Ambiente Stadium.
7-0 tra Fair Play e Città di Taormina. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.